Il metodo nasce da un'indagine fatta da Ferrero Teberoschi in Argentina, che sono due donne, due studiose, che negli anni Ottanta hanno cominciato a analizzare per ca far capire alle persone come il bambino struttura il linguaggio scritto. E quindi ci sono come Monica Veneri, Sandra Silvano e Pina Nulli, le prime che in questa scuola di Belaso hanno proposto il metodo naturale. E ciascuna di noi ha degli ambiti specifici, ma siccome non vogliamo dare cose uguali a bambini diversi, diamo delle proposte diversificate a seconda dei diversi livelli di interesse dei bambini e delle diverse competenze. Non ci sono bambini bravi e bambini non bravi. Ci sono bambini che apprendono con tempi e con modalità diverse. Un bambino è arrivato da solo, durante la ricreazione, a risolvere una divisione. Noi le divisioni non le abbiamo ancora fatte, la divisione con la virgola. E poi me l'ha pure spiegata. Non è un bambino geniale, è un bambino che incontra difficoltà, ad esempio, in ambito linguistico. È un bambino che ha un pallino matematico. Devi dare loro il modo di tirare fuori quello che loro hanno già dentro. E cioè di scoprire da soli e di scoprire nell'interazione con i compagni attraverso il metodo cooperativo, quelle che sono le connessioni della lingua scritta. Non è un processo mentale inerente solo alla lingua, è Certo. inerente al processo logico. Certo. Noi in prima abbiamo avuto bambini 3 anni fa che scrivevano così. Certo. Primo giorno di scuola scrivi. Panico, ma io non so scrivere, molti bambini. No, tu sai scrivere. Tu scrivi nel tuo linguaggio, in quello che a te piace mettere su un foglio. Tu mi dici che cosa hai scritto. Dopodiché, da questo linguaggio non convenzionale, ci sono dei passaggi tipici che ogni bambino svolge nei tempi che sono suoi propri. Il bambino che ieri ha scoperto da solo Divisione. le divisioni con la virgola ha una serie di difficoltà a livello linguistico. L'ho preso, mentre i bambini facevano l'applauso, guarda, sono contentissima, hai fatto un lavoro bellissimo. Dov'è che ti devi impegnare tanto? Qui non hai da impegnarti, se ti piace. E lui mi dice, nella lettura. Allora, lì devi impegnarti, perché lì tu non ti piace tanto. Allora, lo so che faresti 7.000 divisioni. Divisione. La cosa incredibile è che quando poi un bambino in questo modo parte, non scrive una parola, scrive. Scrive, avevamo una bambina che era una di quelle che è partita con i ghirigori. Quando è partita ha scritto una pagina e mezzo il primo giorno, il che ha dell'incredibile. È una cosa di una potenza, di un'energia, se la sai cogliere e se la vuoi cogliere, è incredibile. Spiegare la lentezza ai genitori è un'opera non facile, quindi non è un metodo attuabile alla prima esperienza perché i genitori ti devono dare una fiducia enorme. Occorre un forte rapporto con i genitori, la capacità di dialogare con i genitori, la capacità da parte dell'adulto insegnante di reggere la tensione. È molto facile per un genitore vedere dei quaderni con B di banana, A di ape e darti fiducia perché è la struttura mentale che loro hanno in testa. Il caos di alcuni quaderni mette ansia. Noi abbiamo avuto bambini nella nostra prima che sono partiti a gennaio, quando in molte scuole a gennaio già si propone il corsivo, erroneamente dal nostro punto di vista, però da un punto di vista di un genitore, come dire, mio figlio, cosa si sta perdendo? Con i genitori l'abbiamo premesso. Prima che li scrivessero, noi abbiamo spiegato loro che se volevano produttività, velocità, figli da mostrare perché parlavano 7 lingue, facevano la ruota, non era questa la scuola. Ci sono tanti modi per arrivare. Il nostro non è l'iperproduttività, ma è la lentezza. I bambini si abituano, grazie a questo metodo, a chiedere l'aiuto dei compagni, a lavorare assieme ai compagni. A questo poi l'insegnante può attaccare tante cose. Ogni mattina c'è un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora in cui i bambini si raccontano, raccontano il giorno precedente, raccontano quello che vogliono. E vengono fuori le cose più disparate, da mio nonno sta morendo di mattina alle 8, alle cose piccole dei bambini.
anche questo dar spazio al mondo di casa portato a scuola fa parte del metodo. In realtà non è il metodo naturale, è creare una coesione in un gruppo. Vorremmo una società in cui, e questa è la presunzione, in cui ogni bambino sa che cosa vale e sa che vale in qualcosa, perché così è. Non ci sentiamo l'Italia che cambia, ci sentiamo l'Italia che ce la sta facendo e ce la stiamo facendo in una congiuntura in cui la scuola non ha grande considerazione, però ha considerazione per la nostra vita e per la vita dei bambini con cui lavoriamo, che per noi è fondamentale, sia la nostra che quella dei bambini. E quindi due sono le cose che ci interessano: far divertire i bambini, divertirci e usare la loro energia e dare a loro la nostra. E allora questa è un po' la tipicità, credo, quello che su cui merita di fermarsi un secondo, perché non è davvero facile nella scuola di oggi riuscire a fare questa cosa. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.